pregiudizi contro gli ebrei e non sa nulla degli africani, perché a quell'epoca il mondo non era un mondo aperto, era un mondo chiuso. In Italia chi lo vedeva un africano? E il fascismo cosa fa? Nell'ambito del suo progetto totalitario costruisce l'antisemitismo, nell'ambito del suo progetto di potenza mediterranea costruisce lo spirito antiafricano, il razzismo antiafricano. E la costruzione è straordinariamente sapiente, graduale, costante, assume le forme più diverse della quotidianità. Le vignette qui riportate c'erano tutti i giorni su tutti i giornali, erano un dato di fondo, erano qualcosa di normale, di acquisito. La distanza con gli africani è data non solo da tutta questa raffinata costruzione, ma per esempio è data dalle fotografie antropologiche. Cioè, già la fotografia è una violenza, ne abbiamo parlato, eccetera, ma noi dobbiamo sfogliare i giornali dell'epoca. A quell'epoca non comparivano i corpi nudi delle persone sui giornali. Cioè, oggi i ragazzi che vengono a vedere questa mostra passano davanti alle fotografie degli africani nudi e non gliene importa nulla. Ma se noi sfogliamo i giornali dell'epoca, il corpo nudo non c'era, era uno scandalo. Allora perché si può mettere quello degli africani? Perché sono degli animali. Gli animali si fotografano nudi, no? Chi mai veste un animale per fotografarlo? Cioè, entriamo nei meccanismi comunicativi di allora. C'è una costruzione raffinatissima e graduale. Finisce il fascismo e la prima cosa che fanno i partiti democratici è abolire le leggi più odiose, tra l'altro non tutte e non subito. Sì. Ma non tutte e non subito, ma diciamo hanno abolito le leggi, ma non hanno costruito un'educazione uguale e contraria di lungo periodo. Allora, l'educazione fascista al razzismo conosce, diciamo, un comportamento strutturato e conseguente almeno dal 1935 in avanti, almeno. Sono 10 anni fino alla fine del fascismo. La Repubblica Democratica non fa nulla. Poi si arriva alle leggi memoriali, e le leggi memoriali sono, diciamo, sono state tanto criticate, tanto spiegate, tanto discusse, è inutile parlarne qui nel dettaglio. Però se la memoria resta una targa da appendere al muro, non serve a nulla. Il problema è la costruzione di una consapevolezza storica che è fatta di, e questa è una domanda che vi rivolgo, se il razzismo è una passione e dunque non basta l'informazione, occorre qualcosa d'altro, allora quale può essere il processo educativo che riesce a modificare il sentire passionale? Questa è la vera domanda, a mio parere è la vera domanda. Perché? Perché non basta sapere. Quando è cominciata la stagione dei cosiddetti viaggi della memoria, i viaggi che portavano i ragazzi e gli adulti nei luoghi dello sterminio, sembrava che fosse di per sé un antidoto tutta la storia del razzismo, a tutta la storia dell'antisemitismo, a tutta la storia della Shoah, fosse un antidoto semplicemente rendersi conto dell'orrore. E invece non era così, perché c'erano tanti ragazzi che tornavano dicendo: bellissimo, così si fa per sterminare gli ebrei, loro sì che erano efficienti, no? Cioè, perché? Perché sapere non basta, l'informazione non basta, bisogna costruire conoscenza e bisogna costruire senso, e questa è l'educazione che va oltre l'informazione. Ecco, vi chiedo in questa logica cosa ne pensate e qual è la vostra esperienza per superare questa situazione. Domanda difficilissima, nel senso che effettivamente l'esperienza dei viaggi ci ha segnato e insegnato molto, nel senso che si è pensato anche per un periodo che anche l'impatto emotivo forte che un viaggio come un'esperienza da Auschwitz da potesse essere sufficiente. In realtà abbiamo visto che non c'è un vaccino, Auschwitz non è stato un vaccino, per cui abbiamo capito che non può essere solo l'impatto emotivo, non può essere solo l'informazione data, bisogna stabilire un percorso, bisogna farlo gradualmente e
degli stimoli e degli strumenti adatti all'età, perché ad esempio a me capita spesso, ma poi Gianluca è ancora di più, immagino che avrà affrontato l'argomento, molte sono le maestre, ad esempio, che vengono a dire, vengono al museo e mi dicono: io ho una quinta elementare, non fa parte del mio curriculum scolastico, però voglio parlare loro della Shoah, posso farlo, in che termini devo farlo? Allora lo stesso Ben Sussan dice sì, non c'è bisogno di parlare di Treblinka per spiegare la Shoah, anche perché c'è appunto tutto ciò che è l'antisemitismo, l'inclusione e l'esclusione è qualcosa che i bambini capiscono, è qualcosa che i bambini purtroppo vivono, non magari perché ebrei e quindi discriminati da un punto di vista religioso barra, se vogliamo usarlo questo termine, razziale, ma per bullismo, perché stranieri, perché magari con un difetto di pronuncia, quando si è bambini ci si accanisce, si deridono i compagni, per si può essere molto cattivi su cose banali, quindi ci sono dei processi, dei piccoli approcci che secondo me possono essere utilizzati, ad esempio quei più piccoli, l'inclusione e l'esclusione, dicevamo. Poi su questo bisogna innestare altro, bisogna andare a capire quali sono stati, e la storia la studiamo perché ci deve fornire strumenti per interpretare l'oggi, se no è inutile. Mi sono sempre chiesta perché un testimone debba, tra virgolette, sprecare il suo tempo a parlare se noi non riusciamo a ricavare dalla sua testimonianza qualcosa di più che non sia lo stomaco chiuso per quello che ci racconta. Dobbiamo essere in grado di sviluppare appunto degli strumenti che ci permettano di far suonare quei campanellini quando poi ci ritroviamo nell'oggi. Cioè io con i ragazzi cerco sempre di fare questo passaggio di trovare nella storia degli strumenti applicabili all'oggi, in modo che nella loro quotidianità possano intervenire. Non, quando mi dicono ma noi non possiamo fare niente per la guerra in Siria, no. Noi non possiamo fare qualcosa per la guerra in Siria, però possiamo fare qualcosa per la nostra società, per i vostri compagni di classe, per non voltare la faccia nel momento in cui c'è qualcosa che non va all'interno della vostra comunità. Cioè, mi rendo conto, ad esempio, che ci sono, adesso sto divagando, poi mi riporterete al nostro soggetto, però mi rendo conto che ad esempio l'educazione verso quelli che la maggior parte della popolazione italiana chiama gli zingari tocca ancora dei nervi scoperti, l'istinto di tenere a sé la borsa quando sull'autobus sale un sinti, un rom, una persona che noi tra l'altro riconosciamo o attribuiamo a quella categoria, ci fa scattare un meccanismo di difesa. Allora secondo me il tentativo è di combattere su questo fronte, non facile, perché appunto contro l'irrazionalità si fa fatica a combattere, però è lì che dobbiamo andare a intervenire. D'altronde, rispetto esistono anche dei meccanismi, la storia, la sociologia, la psicologia sociale ha fatto degli studi negli Stati Uniti, rivolti agli studenti delle università più progressiste, andando a misurare in maniera inconsapevole, per cui attraverso dei test, insomma, e la presenza nel profondo di delle psicologie di questi studenti e studentesse dell'associazione tra nero e scimmia. E si è visto che c'è. Nello studente progressista americano c'è l'associazione nero-scimmia, che mai verrebbe accettata nel momento in cui si chiedesse razionalmente no. Per cui esistono
esistono non solo questa potenzialità irrazionale a cercare un capro espiatorio, a individuarlo e magari a pescarlo in quell'archivio storico profondissimo che ha dei filoni ben precisi, no? E i neri, pensiamo agli Stati Uniti, anche addirittura un paese che per 200 anni, 300 anni tiene degli schiavi, le persone che adesso, i cui discendenti adesso sono, possono essere presidenti degli Stati Uniti, no? Però sono stati schiavi negli Stati Uniti, quindi è una situazione anche molto diversa da noi, da quale Europa. Ma anche l'antisemitismo con il suo profondissimo, no, storia. Quindi sono archivi disponibili a chi a un certo punto ha bisogno di praticare un sentimento di odio, però allo stesso tempo ricorderei anche di chi ha interesse a fomentarlo, perché la cosa importante è che non sono, l'impressione mia, non sono solo sentimenti che sono presenti nella società e in alcuni momenti esplodono in maniera irrazionale e poco comprensibile. Ad esempio, poi io che mi occupo soprattutto di anticolonialismo, di razzismo coloniale, lo vedo bene. C'è un testo, adesso ve lo leggo brevemente, un testo che viene pubblicato per la prima volta in Italia nel 1834, quindi non c'è ancora l'Italia, Lombardo Veneto. Il testo è questo, per bambini, educazione. I negri raccontano la seguente storiella. Il buon Dio creò gli uomini bianchi e gli uomini neri, mise loro innanzi due preziosi doni e disse: qui c'è l'oro, qui c'è la scrittura, scegliete. I negri, avari e poco riflessivi, gridarono subito come fanciulli tumultuosi: vogliamo l'oro, vogliamo l'oro. Pigliategli l'oro, il buon Dio rispose, ed ebbero l'oro. Ai bianchi rimase la scrittura. I negri e i bianchi usano come seppero meglio i doni ricevuti, I negri, curvati nelle miniere, si devono accavar l'oro. I bianchi, curvati sui libri, si diedero a studiare le scienze. Che avvenne dopo un secolo? I bianchi inventarono macchine, fecero navi, inventarono l'arte della guerra e soggiogarono i negri, che continuano a scavare l'oro, ma non scavano per i bianchi. Questa tradizione è così radicata nella testa dei negri della Costa d'Oro che essi credono cosa impossibile e contraria alle leggi del creatore che i negri possano imparare bene a leggere e scrivere e che vi siano miniere d'oro anche fuori del loro paese. Questo per i bambini del Lombardo Veneto di quel periodo, ma anche del napoletano, insomma poi dell'Italia. E è una storia che effettivamente viene raccolta da un viaggiatore alla fine del Seicento, olandese. Viene pubblicato in francese, poi viene presa da questo scrittore per l'infanzia che gli serve, che pensa, aspetta che la metto nella mia antologia. Perché la metto nell'antologia? Perché questo indirizzo, che in realtà non è ancora un indirizzo razzista di tipo biologico ma più culturale, no? Quasi religioso, e non è ancora un indirizzo di odio ma di semplicemente di giustificare, di concettualizzare un'inferiorità. Sono inferiori, ma è colpa loro, però sono inferiori. Ecco, questo inizio è questo contenuto interessa Parravicini, che è l'antologista, che lo mette nella, perché dice è utile per costruire gli italiani o i lombardi di oggi. La cosa interessante è che questo viene ripubblicato nelle antologie scolastiche una quindicina di volte, e non soltanto in quel periodo, ma alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, durante gli anni del fascismo, dopo tra il 45 e il 56 viene pubblicato altre quattro volte, addirittura con varianti. Cosa significa? Quali sono questi anni? Sono gli anni dell'imperialismo europeo e italiano. Le colonie italiane vanno dal 1880 al 1960, è il periodo di pubblicazione di questo testo. Quindi l'idea è che questo sentimento che viene costruito, che ha un archivio lunghissimo nella storia, su cui si può pescare, alcuni ci pescano perché è importante che cresca e che venga utilizzato per giustificare una sopraffazione internazionale, oppure nel caso l'antisemitismo, adesso semplifico, però il pamphlet che viene pubblicato, gli ebrei hanno voluto la guerra, titolato così, spiega come la finanza internazionale, l'ebraismo, eccetera, così, in combutta con le varie potenze, è alla base della guerra europea che Mussolini sta combattendo, invadendo la Francia, poi la Grecia, poi la Jugoslavia, poi addirittura la Russia. Cioè, è Mussolini responsabile, è evidente il fascismo, che è imperialista da tempo e che ha voluto quella guerra, aggregandosi a Hitler.
è evidente, diciamo, nella situazione banalissima, però se esiste un capro espiatorio in cui esiste un archivio profondo a cui possono essere addebitate, perché è virus, perché è un virus, perché non è un inferiore, ma è un virus, è qualcosa di allo stesso nostro livello, ma che scava e che vuole contro di noi. Se c'è un capro espiatorio di questo tipo, si utilizza, ma anche inconsapevolmente si utilizza, perché sono convinto che molti degli antisemiti ci credono. Credono che veramente esista una finanza internazionale ebrea che sta dietro le grandi. Ecco, il problema grosso è questo, è che c'è, è un sentimento irrazionale nell'adesione, in parte nell'adesione, e però è anche molto razionale nella gestione del potere. Perché io penso soprattutto alle fake news di oggi, dove le immagini sui migranti, no, che non sono più razza, perché la parola razza, perché ogni razzismo si riorganizza nel tempo suo, e adesso la scienza, l'utilità di questo archivio, come l'hai chiamato tu, è una delle caratteristiche anche più inquietanti, perché poi a ogni età ha la capacità di adeguarsi per essere utilizzato nuovamente, e quindi rinasce, si riorganizza, e quindi le fake news di oggi nel nero non vanno a cercare, nell'africano non vanno a cercare l'inferiorità per il profilo facciale, no? Sancita attraverso i lavori ottocenteschi sul proniatismo del viso, sull'angolo facciale, ma la va a cercare attraverso il comportamento, il telefonino, l'accusa di essere dei soggetti che sono ricchi e invece vanno a piangere miseria, come la Salone Mordivò del giornalino del Balilla, che viene rappresentato per i bambini degli anni 30 come un ebreo che va a piangere miseria al bambino italiano chiedendogli la merenda, poi però il bambino Balilla lo scopre, gli toglie il pastrano, e allora cadono i soldi, e lui era un ricco che andava a cercare di rubare ai bambini italiani. Il discorso sotto è quello, però ci sono sia i soggetti che cadono nel modo di vivere sentimentale questa adesione al razzismo, e ci sono però gli imprenditori, e lì è un problema che noi con l'educazione non riusciamo a sconfiggere, se non dando sempre anche nella comunicazione, man mano che le ragazze crescono, anche la possibilità di leggere chi poteva trarre un vantaggio dal fomentare questo razzismo, soprattutto quando diventa di Stato, no? Chi c'è dietro, chi può trarne un vantaggio. Questo è importante, perché loro non devono soltanto essere educati ad andare a vedere delle fake news, ad andare a sconfessare le fake news perché fanno ricerca, ma anche a capire chi le mette in giro e perché. E se le mette in giro un singolo, o se le mette in giro un'organizzazione, un gruppo, qualcuno che si associa per diffondere queste false informazioni. Che questo è un po' il problema di oggi. Sì. Questo è il grande tema. Esiste un serbatoio sterminato di pregiudizi e stereotipi, variamente consolidati nel corso del tempo, variamente vivificati e variamente insommo, ma che possono essere facilmente riutilizzati, ma il problema è quando e come e perché vengono riattivati, vengono rimessi in circolo. Sotto questo punto di vista, il rischio è quello, da una parte, di un banale determinismo, e questo naturalmente compete a chi si occupa di cultura e di educazione, evitare i banali determinismi, da una parte, e dall'altra parte però comporta anche il rischio di un facile sciacquarsi la coscienza ponendo il problema fuori da sé. Cioè, non occorre che io a scuola mi occupi di antisemitismo, pertanto c'è il 27 gennaio si scioglie il problema antisemitismo. E così non occorre fare grandi riflessioni, c'è il viaggio. Allora, sempre sui viaggi nei campi, è uscito 3 anni fa, 4 anni fa, il film di Loznitsa, Austerlitz. Non so se l'avete visto. È un autore che, senza parole, ritrae per circa 3/4 d'ora un campo di concentramento, ma che fu anche di sterminio in minima parte, ci sono anche i forni, vicino a Berlino, macchina fissa, senza commento, riprende l'ingresso del campo,
Poi riprende due luoghi tipici, uno una baracca e un altro l'interno, e poi riprende l'uscita. E il film è disarmante, perché la gente è tanto vestita, la gente è vestita in modo impresentabile, cioè non si può andare in un luogo così con i pantaloni corti, la canottiera, i sandali, cioè non so, adesso io sono uno di quelli che non va in vendita ai funerali, quindi forse è una mia opinione, però certamente l'atteggiamento non ha nulla di rispettoso. Ma poi si fanno i selfie, ridono, fanno le foto di gruppo, si siedono, fanno merenda. È veramente, il film non ha commento e uno ne esce sconfortato. Ecco, il problema è che noi abbiamo, con la diffusione di una positiva consapevolezza su questo passato, abbiamo una diffusione di strumenti che utilizziamo troppo poco e quindi rischiamo di diventare controproducenti, no? Ormai sentiamo dire, ah, il solito 27 gennaio, che adesso ci tocca il pippone sulla Shoah, e poi passato il 27 gennaio si ritorna come prima, no? E quindi questo problema è enorme, bisogna trovare i motivi di contatto. Ora, il motivo di contatto c'è, questa mostra lo fa vedere chiarissimo. C'è una fotografia che mi colpisce sempre, ogni volta che passo, e ci sono passato per questa mostra, come potete immaginare molte volte, di un gruppo di migranti su un piazzale battuto dal sole, costretti in piedi in fila. Ora, se io arrivo in un posto, anche sgradevole, anche in condizioni difficili, cosa fanno? Mi dicono, si mette all'ombra, si vuole sedere, ti danno un bicchiere d'acqua, non so, la normalità, no? E invece lì sono un branco che deve essere ordinato e tenuto a distanza. Poi vediamo per televisione che usiamo i guanti, le mascherine, no? Tutta una serie di cose che creano una distanza e un'alterità. Allora, lo strumento per far scattare questo discorso è qui, sotto i nostri occhi tutti i giorni. Non è il 27 gennaio e il viaggio a Auschwitz, che possono essere... diciamo possono essere il punto alto di un percorso formativo, ma non sono la deroga da ogni responsabilità, perché tanto deleghiamo tutto a quel momento, che non è formativo di per sé, perché nessun momento di per sé è formativo. Allora forse lavorare su questo, lavorandoci, come diceva Gianluca, non già sui buoni sentimenti, guarda, dei buoni sentimenti non se ne fa niente a nessuno, perché i buoni sentimenti sono quelle cose per cui oggi abbiamo un'emozione, domani succede un'altra cosa che ci emoziona e ci dimentichiamo l'emozione di oggi. Questi non, i buoni sentimenti sono un'altra cosa.